Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Forse non ne siamo a conoscenza, ma esiste una branca della psicologia che si chiama psicologia positiva, la quale non si occupa tanto dei disturbi che le persone possono avere, ma vuole ricercare quali sono i fattori che possono aiutare le persone a vivere bene. Se una volta questo campo era proprio della filosofia e cadeva sotto il nome di eudaimonia, cioè la ricerca di una vita buona o fiorente, ecco che oggi anche questo campo cade in mano a una ricerca razionale e dotata di un metodo scientifico che si occupa principalmente di individuare quali possono essere le esperienze positive, i tratti psicologici positivi duraturi, le relazioni, le istituzioni che possono aiutare l'uomo ad avere una vita piena in tutti questi settori. Ebbene, proprio questi ricercatori della felicità, potremmo dire, si sono accorti, con statistica alla mano, che il tasso di suicidi era più alto proprio nei paesi dove c'era più benessere materiale, laddove proprio la felicità era l'oggetto primario degli sforzi di tutte le persone che vivevano in questi contesti. Paradossalmente, una delle acquisizioni proprio di questa scienza è stata quella di scoprire che, sebbene la felicità sia un'esigenza primaria, non può essere il risultato diretto degli sforzi di una singola persona. Però l'esigenza di essere felici resta comunque primaria nel cuore di ogni uomo. Con queste parole Gesù punta al centro della questione, utilizzando però un termine leggermente diverso da quello che usiamo noi, cioè felicità, ricorrendo allora al termine gioia. Oramai dovremmo essere abituati a riconoscere la differenza fra questi due termini che sembrano sinonimi, ma la gioia in realtà ha una qualità superiore, cioè non è sottoposta a condizioni esterne, ma è uno stato della persona che persiste nonostante possano esserci condizioni sfavorevoli che la minacciano. Quella gioia che riempie la persona non viene trovata in se stessi, ma ha come origine Gesù stesso. È la gioia di Gesù che riempie la persona quando questa entra in contatto con la sua parola. Chiaramente qui non si sta semplicemente di leggere qualche versetto del Vangelo, ma quando si parla della parola di Gesù si intende la sua persona, la sua presenza, che un cristiano vive attraverso la fede, i sacramenti e l'amore che dona intorno a sé.